Chocolate per la prima volta in piazza Plebiscito a Napoli, in una delle piazze storiche d'Italia, sta andando alla grande. Un pubblico interessato, un pubblico che proviene dalla città capoluogo ma anche da tutta la provincia di Napoli e della regione Campania, con tanto buon cioccolato di tutto quello che è il comparto napoletano, ma anche delle eccellenze che provengono da tutta Italia e non solo, con la nostra boutique del cioccolato, ma anche tanto altro, tante attività culturali, tante attività didattiche, laboratori per bambini e i pasticceri che ci supportano in tutta la nostra attività. La Camera di Commercio che ha supportato l'iniziativa, che propone dei grandissimi abbinamenti con il cioccolato, con i vini, i prodotti tipici, i formaggi, il limoncello, grappa e tanta cultura fatta anche con le tradizioni dei laboratori di napoletani, con le mostre fotografiche in collaborazione con la FIAF. Una manifestazione quindi che lascia un ottimo presupposto per quelle che saranno le prossime edizioni future, con una piazza del Plebiscito sempre più piena di aziende che potranno venire a vendere e a proporre i loro cioccolati. È un'esperienza che stiamo facendo da un anno, già l'esperienza proviene da Perugia, è un abbinamento dell'azienda Carlsberg con la sua birra birrificio Angelo Poretti. Stiamo lanciando questo nuovo prodotto che è la Sette Ruppoli insieme al cioccolato, per dare una diversità e per fare un abbinamento con il cioccolato. La Sette Ruppoli è un prodotto che si differenzia dagli altri, ha delle caratteristiche ben differenti. Infatti noi abbiniamo con del cioccolato di un'azienda di Varese e il gusto del cioccolato ha un gusto al luppolo. La bontà del prodotto è fatto da un'esperienza della Carlsberg. Dopo tanti anni abbiamo rispolverato il birrificio Angelo Poretti nelle sue linee, in quattro linee: birrificio Angelo Poretti linea 3, linea 4, linea 5, linea 6. La Sette Ruppoli è una birra che noi facciamo stagionalmente, in una versione invernale e in una versione estiva. Si differenzia dalle due con la gradazione alcolica. La Sette Ruppoli è di 5 gradi estiva e quella invece invernale è di 7 gradi alcolici. È una nuova tecnica di spillaggio, a differenza delle altre, è senza aggiunte di bombola di CO2, quindi significa che riusciamo a garantire il prodotto dal birrificio direttamente al consumatore.